In nessuna parte del mondo si può trovare una Sicilia. È la più grande e la più bella isola del Mediterraneo. Insomma, è un paradiso, perché la Sicilia è la conca d'oro, è bella, bellissima. Molto bella. La Sicilia è una regione bellissima, solo che manca... Manca di organizzazione. La Sicilia è un paese povero perché non ci sono molte industrie. E quindi dobbiamo emigrare per poter lavorare. Così, per questo motivo, la Sicilia si sta spopolando. Beh, è un paese di antiche tradizioni che noi giovani dobbiamo rinnovare e riadattare ai nuovi tempi. Quindi la Sicilia è una terra tutta da scoprire. La Sicilia ha tante panorama che si possono vedere, quelle che tante volte non sanno, quelle che vengono di fuori. Ecco qua Sicilia, guardasse bene, beh. Ovunque nel mondo si dica Sicilia, prima che a un luogo, a un'isola nel Mediterraneo, si pensa a quella particolare umanità che vive in queste terre. A un tipo di vita diverso, introverso e controverso. A un complicato, spietato e appassionato modo di essere. Ma da questo nostro punto di vista aereo, la Sicilia è innanzitutto una terra che si slarga in pianure ora aride, ora feraci, e si raggruma in dure montagne e altipiani. Una terra povera di corsi d'acqua, ma a volte repentinamente illuminata da lucenti spazi liquidi di laghi e bacini. Cretosa e arida in certe zone, o arsa dal vulcano e dalle zolfare, è però fertile di messi, rigogliosa d'orti e giardini, o di boschi e pinete. Uno sperone di roccia proteso verso l'Africa e Capo Murro di Porco, al sud. Come questa, tutte le coste dell'isola sono di imprevedibile varietà. Dove piane e sabbiose e dove incantevolmente frastagliate. Dolci declivi o dure scogliere di granito. Nere e scabre discese di lava o improvvise falcature abbaglianti. Queste coste e spiagge aperte agli approdi suggeriscono il primo e condizionante elemento della vita e della storia siciliana, l'insicurezza. Da quando i primi uomini apparvero su questa terra, forse è stato pacifico in Sicilia soltanto l'arrivo dal mare di quel gruppo umano che, aprendosi un primo incerto cammino oltre i confini di roccia a picco sulle onde, portò nelle zone dell'interno il culto della dea che personificava la terra e che non solo insegnava a coltivarla, ma stabiliva la legge per la convivenza degli uomini. Di quelle genti restano i ricordi in grotte che sappiamo furono abitate. Stiamo avvicinandoci alle necropoli preistoriche di Pantalica e Cava d'Ispica, primo stanziamento dei siculi che vennero dal nord, portando guerra ad una popolazione locale che probabilmente non la conosceva. Qui i siculi seppellirono i loro morti oltre 30 secoli fa. Dalle rocce ove si scoprono momenti d'epoche più che remote, a quelle che svelano d'improvviso, oltre deserte quinte di roccia,
la testimonianza di un tempo già storico, eppure altrettanto mitico, il tempo della presenza greca. Nell'anno 415 avanti Cristo, quando i greci decidono di conquistarla, i più, dice Tucidide, erano all'oscuro di quanto grande fosse l'isola e del numero dei suoi abitanti, sia greci che barbari. C'erano allora in Sicilia, già da secoli, colonie greche, Calcidesi, Corinzi, Megaresi. Ma talune città, come Segesta, che sorgeva attorno a questo tempio, erano di più remota origine. Il tempio di Segesta, innalzato nel V secolo avanti Cristo, nella sua perfetta proporzione sfida il tempo, isolato e solitario, nel paesaggio montuoso della Sicilia sud-occidentale. Dice ancora lo storico antico: gli ateniesi portavano la guerra in Sicilia per imporre il loro dominio su tutta l'isola, ma si valevano dello specioso pretesto di dover portare aiuto ai popoli della loro stirpe. In realtà, le città greche della Sicilia non chiedevano aiuto contro i barbari. Segesta, ad esempio, sorvoliamo ora il suo teatro alla sommità del Monte Barbaro, chiedeva aiuto agli ateniesi non contro nemici esterni, ma contro altre città greche, come Selinunte e Siracusa. Ma le aggressioni cominciano sempre allo stesso modo, con gli stessi pretesti. Un terremoto rase al suolo i templi più grandi del mondo greco, questi di Selinunte. Ridotti a un mare di rovine, se ne rialzano ora con scrupolosa attenzione colonnati e frontoni. Erano sorti 27 secoli fa. Avevano resistito alla distruzione della città, compiuta dai cartaginesi prima, dai romani poi. Da Selinunte voliamo oltre dorsi di montagne che corrono dall'interno verso la linea della costa, oltre un orizzonte dalla luce irreale, ove si apre la valle dei templi di Agrigento. Il tempio della Concordia, quello di Giunone, quello di Giove, nomi di luoghi famosi, tra i quali giace la grande figura di un Talamone, spezzato ma composto uomo di pietra. Pietra color ambra, arenaria scavata in queste stesse valli, diventata colonna, architrave, capitello, frontone. Roccia friabile, fragile, che ha vinto però l'ingiuria del tempo. Una costa a piombo sul Tirreno. Qui, tra cielo e mare, sono i resti di un'altra città greca, Tindari. Ecco il suo ginnasio e il suo teatro. Davanti a queste rovine e al paesaggio che s'apre tutt'attorno, Salvatore Quasimodo ha scritto: Tindari, mite ti so fra larghi colli, pensile sull'acqua delle isole dolci del Dio. Dalle lagune magiche di Tindari a quelle di Siracusa. Sono le foci dell'Anapo, fiume sacro ai greci, dalle rive disegnate da fitti cespugli di papiri. Sulle colline che dominano Siracusa, massi ciclopici, squadrati e consunti, sono gli ultimi resti dell'ara di Ierone e del castello Eurialo. Qui si difese la città dall'attacco delle legioni romane. Archimede, i cui specchi ustori avevano incendiato le navi nemiche sul mare, mutò ogni fossato e gola attorno alla città in tranello e trabocchetto. Siracusa, la città fortificata che sorgeva splendida come il suo teatro, aveva deciso i grandi momenti della storia mediterranea con la sua resistenza e la sua caduta. Aveva respinto i fenici, affermando la prevalenza greca e preparando quella romana.
E del tempo di Roma nell'isola, questo anfiteatro di Siracusa, così come i famosi mosaici di Piazza Armerina nell'altipiano della Sicilia centrale, è uno dei resti più significativi. E quando divenne poi capitale bizantina, resistette per mezzo secolo con le sue fortezze sul mare all'assedio dei conquistatori arabi. Una cronaca del tempo così narra l'ultimo attacco a queste mura. La mattina del 21 maggio 878 parea cheta ogni cosa, quando alle 6 tutte le macchine dei nemici giocano a un tratto e scoppiano come una procella. Il nemico s'era avventato, aveva trucidato i difensori. La fortezza e la città erano per sempre perdute. Gli arabi avevano messo piede in Sicilia il 16 giugno dell'827. 50 anni dopo, essi ne erano quasi completamente padroni. Nelle genti dell'isola, all'insicurezza di sempre, si aggiunse da allora in poi la grande paura del nemico saracino. Per secoli, castelli e torri merlate crebbero così lungo le coste, nel timore di nuove invasioni dal mare. L'incontro tra la civiltà portata dagli arabi e quella autoctona è un esempio affascinante di reciproca disponibilità. Ecco su un picco prospiciente il Mar d'Africa, la rocca di Erice, castello e spalti fra i tanti posti lungo le coste a difendere una terra, una comunità, una tradizione. Eppure il tessuto urbano di Erice, visto dal cielo, svela sino a che punto questo lembo di Sicilia occidentale abbia sentito l'influsso dell'Islam. Acque immobili delle saline di Trapani, proprio sotto la montagna di Erice. Qui si specchiano mulini a vento, un'invenzione fra tante altre, portata in Sicilia dall'Oriente al tempo della grande espansione araba. Gli arabi. Nella loro storia, i due secoli di Sicilia sono un sogno e un rimpianto. E anche per i siciliani, quei due secoli sono un sogno, una seduzione del cuore, come disse Vittorini. Rimpiangono anch'essi la Sicilia qual era, favolosa terra d'acqua, di verde, di profumi. Portando qui i loro sistemi di irrigazione, gli arabi trasformano terre esclusivamente sfruttate a grano, mutandole in ricchissime coltivazioni. Favolosa nella memoria del popolo, nella poesia, nella letteratura, la Sicilia araba passa nell'anno 1000 a uomini del nord, cavalieri cristiani ardimentosi, per la loro provenienza chiamati appunto normanni. Tra il verde degli agrumeti e aride creste di picchi rocciosi, l'esempio forse più evidente della fusione tra la civiltà lasciata dagli arabi e quella che nasce in Sicilia con gli uomini giunti dal nord si chiama Monreale. Alta sulla Conca d'Oro, la sua cattedrale è uno dei tanti, forse il più miracoloso frutto di questo incontro. Davanti a questa civiltà tanto raffinata ed estenuata, i rozzi cavalieri di Ventura venuti dal nord restarono incantati ma non vinti. Stabilirono un dialogo, distinsero, scelsero, edificarono. Mentre al nord sorgevano le civiltà comunali, essi più modernamente crearono in Sicilia uno Stato. Uno stato equilibrato e tollerante, in cui ognuno pregava il suo Dio
e tutti insieme concorrevano a creare una impareggiabile sintesi di civiltà. Dal campanile minareto di Monreale al minareto campanile della Martorana di Palermo. Questa città ne ebbe 500, quando fu la capitale del califfo. E i suoi giardini, di cui sono pallido ricordo quelli d'oggi, si stendevano tra i diversi quartieri, dal mare alla Conca d'Oro, al Monte Pellegrino. La Palermo di oggi è capitale della Sicilia. Così vollero 11 secoli fa gli arabi, e così confermarono poi i re normanni. Aveva allora 350.000 abitanti, palazzi e mercati. Splendeva in arti, scienze e poesie. Espressioni di questa sintesi, di questo momento unico e forse purtroppo irripetibile della storia umana, sono i monumenti arabo-normanni della città. Sorvoliamo San Giovanni degli Eremiti. Da San Giovanni degli Eremiti alla Cattedrale e dalla Cattedrale alla favolosa fortezza turrita degli Emiri, divenuta poi Palazzo dei Normanni e più tardi il Palazzo Reale dei Borboni. A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo più vicino, quando la città, con i suoi teatri, i suoi palazzi, le sue piazze barocche e i suoi trionfali accessi al mare, contendeva a Napoli il primato urbano del Regno delle Due Sicilie. Ricordi di un tempo ben più remoto cela invece il Monte Pellegrino. A poca distanza dai grattacieli, in caverne abitate dall'uomo preistorico, sono venuti alla luce graffiti rupestri d'arcaica bellezza. Un'immensa colata di cemento oggi investe da ogni parte la Palermo che fu verde. La città si ritira dal mare a invadere la Conca d'Oro. Un geografo arabo vissuto alla corte di Re Ruggero descrisse Palermo come città ricca di giardini, alberi da frutto, fiori, luoghi di delizie, parchi soleggiati, ridenti. Oggi il cemento seppellisce quei giardini, cancella i parchi, ingoia i monumenti. Umiliati da anonimi palazzi sono il parco e la perfetta armonia della cupola, prezioso gioiello dell'architettura del X secolo, meta delle passeggiate extraurbane dei re normanni. E il castello edificato dagli stessi re è oggi in abbandono e rovina all'interno di una caserma militare. È la Cuba, che attende da oltre 50 anni l'inizio dei lavori di restauro, mentre cade lentamente in rovina. L'identico destino pare riservato alla Ziza, castello antico d'800 anni, il cui nome deriva dall'arabo al-Aziz, nobile, splendido, glorioso. Una gloria e uno splendore oggi dimenticati, come quello di opere più recenti ma egualmente preziose, le ville che erano corona della Palermo dei Gattopardi, ora diroccate e in abbandono. Eguale orizzonte di cemento a Catania. Non solo nella capitale, infatti, il disordinato dilagare dei quartieri muta il volto della città, ma anche a Catania. La città sorse in epoca barocca sulle rovine di spaventevoli cataclismi naturali, come il terremoto e l'eruzione dell'Etna alla fine del 600, quando colate di lava giunsero sino al mare.
si salvò il castello Ursino proprio perché era sul mare. La lava lo raggiunse ma non lo distrusse e ora la sua mole si erge compatta molto addentro nella terraferma. La Catania che oggi conosciamo fu tracciata già all'indomani di quel terremoto dal duca di Camastra cavalcando tra le rovine. Mandato dal viceré con pieni poteri, risolse con intelligenza, pietà e rigore insieme gli immediati problemi di una città che il numero delle vittime, circa 15.000, dice totalmente distrutta, e diede subito avvio alla ricostruzione. Nacquero allora queste strade dritte, come la famosa via Etnea, e queste piazze, e queste stupende chiese e palazzi. Tra queste cupole, il barocco, con la sua duttile eleganza, tocca vertici nobilissimi, ancora oggi sconosciuti alla grande cultura artistica. Al centro della città, il verde di un grande giardino ricorda ai catanesi il nome del loro figlio più noto, Vincenzo Bellini. Anche a Catania, come a Palermo, nuovi quartieri separano ormai il mare dalla città. Il mare lo si ritrova solo risalendo la costa di lava che porta verso Aci Castello, Aci Trezza e Aci Reale. Aci Reale, pur arretrata rispetto alla costa e adagiata lungo un versante folto da grumeti, stacca le sue cupole e i suoi campanili sul colore intenso del mare poco lontano. Città moderna e relativamente ricca, non ripudia le tradizioni di una Sicilia che altrove sta scomparendo. Qui l'opera dei pupi e gli ultimi cantastorie sono ancora di casa. Quello che voi avete fatto, io non sento non remorsi e non me non dolori. L'unica preoccupazione, l'acciaio, è una sola. Che cosa, figlia mia, parla? Papà, quello che io non posso nascondere è questo. Che poi di vergogna, che c'è un'estate interessante da 3 mesi. Sei stato interessante da 3 mesi, sì. È questo che me ne viene di impazzire di morire. Questa vergogna, chi la deve superare? O padre, mamma, per la maciaccia, ci diceva, calmati figlia mia, non piangere. Perché con i lacrimi non si allora. La mia. Aci Castello, Aci Trezza. Polifemo divelse cime di montagne per colpire le navi di Ulisse. Furono chiamati faraglioni e fariglioni da Verga. La provvidenza si dondolava sulle onde rotte dai fariglioni come una natroccola. La provvidenza era la barca dei Malavoglia, tutta la loro ricchezza. Quando va a fondo anche la famiglia. Soltanto si salva chi resta qui, attaccato al proprio paese, dice Verga, come ostrica allo scoglio. Papà, sa me, ma giù. La grande opera di Verga muove in effetti da questa specie di superstizione. Chi lascia lo scoglio si perde. E molti sono i siciliani che non lasciano lo scoglio di questi paesi in riva al mare o arroccati, ma ancora di più quelli che lo abbandonano e non si perdono. Lipari. Da secoli ostriche umane stanno attaccate a isole come questa di Lipari, che è anzi per condizioni di vita la più fiorente.
sono altre isole in cui la vita vi è come smarrita, lontana. E non soltanto in mezzo al mare. Anche nell'interno della Sicilia, nelle plaghe degli antichi feudi, dove l'uomo è attaccato immemorialmente, anche qui, come ostrica allo scoglio. Ecco Calascibetta. Ecco Enna, col suo grande castello, capitale di quella zona detta la Lombardia siciliana, cioè quella provincia interna dell'isola ove sono paesi nati nel Medioevo dallo stabilirsi di colonie lombarde. Dalla torre di Lombardia di Enna alla rocca di Caccamo. Castelli del centro della Sicilia, di cui in gran parte non restano che rovine, testimonianza di quell'arrogante feudalità, di quell'anarchia baronale che è stata la grande remora della storia siciliana. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene, dice Don Fabrizio Salina. Ed è vero che furono da questi loro castelli imprendibili gattopardi e leoni a volte, e contro l'autorità regia. Ma furono anche iene e sciacalli nell'opprimere e spremere questi poveri paesi che si ammucchiano ai piedi delle loro rocche. Modello esemplare di quell'epoca, ecco il castello di Mussomeli, tra le rocce e gli altipiani della Sicilia centro-meridionale. E i castelli sul mare, nel nord come nel sud. Dal castello Piazzaforte di Milazzo alla fortezza della Colombaia, che fu anche prigione politica borbonica, a Trapani. All'orizzonte si intravedono le isole Egadi, scenario sfumato per una città che fu base navale dei cartaginesi, dei romani, degli arabi, degli aragonesi. Oggi non sfugge, come tutti i grandi centri, alla disordinata febbre edilizia che la sta snaturando. Agrigento fu città demaniale, regia e non baronale, perciò il suo castello è la cattedrale. Fino a 40 anni fa ebbe il suo nome arabo, Girgenti. E araba è la sua struttura, il suo modo di essere, da cui la fantasia di Pirandello inesauribilmente si accese. Gli arabi non conoscevano il teatro e questa città era teatro nella sua vita. Così Pirandello la scoprì e inventò il teatro nel teatro che è la vita. Un altro borgo medioevale è quello attorno al Duomo di Randazzo, alle pendici dell'Etna. Da questa massa compatta e ferrigna trecentesca, alla luce del barocco esploso alla fine del Seicento nell'estremo sud dell'isola. La cattedrale di Noto, città che non per nulla ebbe l'attribuzione ufficiale di ingegnosa. Dice Cesare Brandi, l'eccezionale fioritura di Noto corrisponde ad una eccezionale fioritura di ingegni. Qui nacquero il Gagliardi, il Landolina, l'Alabisi e altri architetti del barocco. E come a Noto, il barocco esplose a Ragusa, sospesa attorno alla sua cattedrale, sullo sperone di roccia tagliato dalle valli di San Leonardo e San Domenico. Come a Ragusa, anche a Modica, città che ruotano intorno alle loro cattedrali barocche. Ancora alle coste del nord, per scoprire la maestosa cattedrale normanna di Cefalù, dall'altra parte dell'isola, sull'altro mare.
Anche qui, tutto il centro abitato gravita attorno alla mole possente della chiesa che fu moschea e dei campanili che furono minareti. Cefalù, un tempo fortezza, oggi paese che gode di prerogative di città. Alimentate queste prerogative da un turismo che nasce dalla bellezza delle sue opere d'arte, dall'armoniosa semplice perfezione del suo nucleo urbano, bianco accecante sul blu profondo del Mediterraneo. Nasce dal fascino della sua costa, di roccia e scogliera. Una specie di villaggio polinesiano, detto Village Magique, accoglie a Cefalù fitte ondate di turisti. È la Taormina del turismo di massa, uno dei pochi posti in Sicilia in cui si sia riusciti a fare una politica turistica di tipo nuovo, al richiamo del ceto medio internazionale. Ma posti come questo, almeno per quanto riguarda la natura, ce ne sono tanti da scoprire in Sicilia. Solo che, come in ogni altra parte d'Italia, c'è il pericolo che alla scoperta segua la devastazione. Coste e località fino a ieri perdute, come Stromboli e la riviera di lava delle Eolie, sono oggi meta di un turismo alla ricerca di nuovi orizzonti di solitudine, in una natura ancora incontaminata. Altre riviere conoscono invece un turismo più mondano, cosmopolita. Ne è centro da oltre mezzo secolo Taormina, sospesa tra mare e roccia, in un clima perennemente mite. Taormina, antica città greca, poi romana, oggi città del mondo, con la corona che la completa, il capo di Sant'Andrea e il lido di Mazzarò, il capo Schisò e l'isola Bella. Quando, 22 anni fa, la Sicilia ottenne l'autonomia amministrativa, si pensò che per lo sviluppo economico dell'isola si dovesse puntare, oltre che sul turismo, soprattutto sulla trasformazione dell'agricoltura, sull'istituzione di nuove industrie. Ma le linee di comunicazione, condizione indispensabile di questo sviluppo economico, erano carenti o del tutto mancavano. Ferrovie ad un solo binario e non elettrificate, strade di antico tracciato. Solo in questi ultimi anni sono nati i primi tronchi autostradali e si è avuta l'elettrificazione di qualche tratto ferroviario. Ma subito al di là del nuovo ponte autostradale, la Sicilia di sempre è là immutata, lungo la Trezzera e il ponte antico di generazioni. È la Sicilia della campagna, delle montagne, dell'altipiano, dei paesi perduti. Mira, da cazzazzo quell'arone! O vuole l'ale, o facile! La pignata di smalto vuole! 100 lire costa! La campagna china chi ne sciuri, casa comincia presto con l'amore. Li mennuli più bianchi di lulatti, faciti con le femmine li patti. Sicilia della solitudine. Qui le radici dell'uomo sono ancora solidamente ancorate alla terra e al mare. Mare da affrontare e conoscere per pescare, raccogliere. Terra da arare e seminare. Ultima immagine di una Sicilia arcaica che sopravvive con tenacia a mutamenti e trasformazioni. Quella stessa Sicilia e quei siciliani che poco più di un secolo fa, dopo lo sbarco a Marsala, i garibaldini videro stupiti. La Sicilia dei picciotti, che con eguale stupore
andavano loro incontro scendendo le alte montagne, ove i mille di Garibaldi avanzavano verso lo scontro decisivo di Calatafimi. E in vista di quello scontro, così annotava il garibaldino Giuseppe Cesare Abba. Calatafimi, grigia lassù, a mezza costa del Monte Grigio. Dopo la vittoria, così aggiungeva l'Abba. E da Calatafimi in poi fu una camminata allegra. Non fu invece del tutto allegra, né per i garibaldini, che tanti altri scontri ebbero nella lunga traversata dell'isola verso Messina e lo Stretto, né per quelle zone in cui rivolte contadine furono da Bixio represse duramente. A Messina si concluse l'itinerario garibaldino in Sicilia. Messina, l'altra capitale della Sicilia, la vera capitale, secondo il viceré Domenico Caracciolo. Una città che conserva poche tracce della sua antica e nobilissima storia. Fu infatti distrutta da un terremoto nel dicembre del 1908. Oggi ci appare nuova e luminosa sul mare, ma in realtà la parte più povera della sua popolazione vive ancora nelle baracche, come se il terremoto fosse avvenuto nel gennaio del 1968, quando un altro terremoto distrusse questi paesi della valle del fiume Belice. Gibellina, Partanna, Salaparuta, Montevago, Santa Ninfa. In centri provvisori e precari, i baraccati del terremoto attendono l'inizio dei lavori di ricostruzione delle loro case, dei loro paesi. Anche questa città era un centro di baraccati, e Gran Michele, risorta perfetta nella sua forma esagonale dopo un rovinoso terremoto alla fine del 600. Vulcani della Sicilia, origine d'ogni tragedia geologica. Quelli attivi e spenti delle Eolie. Ecco Vulcano col suo cratere sul mare. La Sicilia ha dovuto sempre fare i conti non solo con la storia, ma anche con la natura. Stromboli. Attorno all'isola vulcanica in piena attività, rocce di lava emergono dal mare, a testimonianza di una eterna lotta tra fuoco e mare. Lotta all'origine di tutte le leggende che parlano della fragilità geologica della Sicilia. L'isola poggia su tre pilastri, uno già crollato, gli altri due che si incrinano. Così la vide un mitico nuotatore, il messinese Colapesce, il quale, sempre secondo la leggenda, scomparve esplorando una caverna di fuoco che si apre sotto l'isola. Empedocle dall'alto, Colapesce dalle profondità marine, ambedue finiti nel fuoco dell'Etna. Empedocle perché voleva conoscere, Colapesce per ordine del re, l'eroe intellettuale, l'eroe popolano. Etna nevosa, nutrice perenne di fulgida neve, nei cui antri mugghiano fonti purissime d'orrido fuoco. Così cantava Pindaro dell'Etna. E l'uomo trema e agghiaccia ad ogni suo baleno, aggiunse un poeta catanese parecchi secoli dopo. Thank you.
Sicilia, terra di fuoco. Un luogo comune ormai. E veramente il fuoco cova ed esplode, dilaga, distrugge. Ma sulla distruzione l'uomo torna tenace e paziente a coltivare, a edificare. L'uomo, tragica misura di questa realtà, di questa terra, di questo mondo, il pianeta Sicilia.